un ringraziamento innanzitutto a Nicolò per aver organizzato questo incontro. E a tutto il gruppo dei Liberal Democratici Europei e a Carlo per questa sua veste di moderatore parte in causa che ne rafforza, diciamo, il ruolo. Ma io non posso non fare conclusioni rispetto a una tematica così vasta per due motivi: prima di tutto una questione di tempo, ma anche perché oggi la discussione ci ha riconsegnato il tema della disabilità dentro uno scenario, dentro la sua dimensione sociale e di strategia dei diritti umani. È una centralità che in questo ultimo periodo, diciamo, la politica non ha più saputo raccontare e narrare. Il tema, io penso che la disabilità ha più dimensioni, venendo meno, diciamo, quella dimensione esclusivamente medica, qua non basta soltanto citare l'OMS e il CF e quant'altro, ma la disabilità, come abbiamo detto, poi questa è una specie di compagnia di giro, ci conosciamo da tempo in memoria, quindi ci raccontiamo cose, intanto c'è qualche innesto, ma la disabilità va raccontata più dimensioni, per cui necessariamente la mia è una conclusione apertissima ed è appunto molto sintetica. Ora, rispetto alle cose che ci siamo detti fino adesso, le cose che ho ascoltato, c'è una sorta di discrasia che la seguente. Parto da un episodio che è successo nel nostro paese. Qualche mese fa un giornale, Panorama, che è l'autorgano del nostro attuale Presidente del Consiglio, nella sua prima parte, la sua copertina, ha messo il logo della disabilità con Pinocchio, la stilizzata ci ha messo un naso di Pinocchio, dicendo sopra, buttando. Ora, tutte le cose ci siamo detti adesso, di fronte all'immagine del genere, è veramente, dal punto di vista emotivo, è deprimente per chi si impegna, per chi vive sulla propria pelle la condizione di disabilità, ma per chi fa politica è una sorta di reset, siamo resettati, significa ricominciare da zero, perché al di là delle dimensioni, diciamo così, normative, dei dibattiti, delle testimonianze, di colpo c'è il baratro, perché di fronte a una cosa del genere, oltretutto con nessuna contrapposizione. Ora, cosa voglio dire? Che nel nostro paese noi dobbiamo in qualche maniera ritessere, diciamo così, la dimensione culturale che c'è dietro. Perché il rischio che noi corriamo, e in questo senso l'impegno nostro, adesso non voglio fare il panegirico del partito dei valori, ma insomma il nostro impegno deve essere quello appunto di riconsegnare alla politica, a chi fa politica, perché la politica non è una schifezza, e nella rappresentazione purtroppo che viene data, ci sono molti motivi per pensare che sia anche così, però il mondo della disabilità, come tantissimi altri mondi, ha bisogno di una politica forte che sappia decidere, che sappia rideclinare le priorità e soprattutto sappia costruire, diciamo, un modello culturale insieme, perché qua siamo di fronte a una realtà che non è più di tipo verticale, ma le reti, le associazioni. Oggi abbiamo una rappresentazione di queste di piccole associazioni, ma piccole per dimensioni. Ma la valenza, la capacità di intercettare il nuovo che c'è dietro la piccola associazione è straordinaria, sono il lievito che permette una ridefinizione di quello che è il nuovo welfare, perché prima qualcuno parlava che il welfare non è più quello del secolo scorso, ma è un welfare che si sta in qualche maniera ridefinendo a partire da queste testimonianze. Ora io penso, e la prima cosa che mi sento di dire, noi dobbiamo ricostruire, diciamo, una sensibilità che è anche la sensibilità culturale, perché di fronte a questo assolutismo mediatico di corpi dedicati, di corpi che si straordinari, io non ho niente in contrario rispetto, diciamo, alle cose belle, ma la cosa bella, cos'è? Un dato oggettivo? Cioè, che cos'è? Ora, anche la dimensione mediatica, la dimensione culturale in questi anni purtroppo ha lavorato all'incontrario, ci ha fatto fare dei passi indietro, perché il mondo della disabilità viene raccontato o perché c'è il fenomeno,
il Maradona di turno, per cui ne so, Pistorius, straordinario, che cose vanno benissimo, ma io penso anche alla quotidianità. Qua si parlava di vita indipendente, di assistenza personale, di persone che hanno sulla propria pelle la condizione pesante, perché poi al di là della presentazione che si fa, la condizione di disabilità è una condizione pesante per le famiglie se vengono lasciate sole. E io su questo mi sento di dire che un danno, per esempio, che è stato fatto nel nostro paese, sta proprio